Benvenuti a questa nona edizione di Studio in Triennale. In questi ultimi mesi abbiamo trascorso moltissimo del nostro tempo chiusi nelle nostre stanze e in questo tempo abbiamo appunto reimmaginato non solo lo spazio fisico intorno a noi ma anche la nostra stessa identità, così come la percezione del lavoro che avevamo fino ad ora è cambiata. Di questo parleremo nel corso di questa conversazione, una stanza tutta per sé nel 2020. Cercheremo di indagare appunto questi modi di vita alternativi in qualche modo, così come appunto l'idea che ci siamo fatti anche del nostro lavoro in questo anno così particolare. Lo faremo con Jonathan Bazzi, scrittore e finalista del Premio Strega, Leonardo Caffo, filosofo e curatore, Simona Flacco, architetto e fondatrice di Simple Flair, e Giorgio Tacchia, fondatore, CEO e presidente di Cili. Grazie per essere collegati qui con me. Ciao. Ciao a tutti. Jonathan, partiamo da te. Il titolo di questo talk prende spunto da un libro di Virginia Woolf, appunto Una stanza tutta per sé. Questo libro si basa su due conferenze che la scrittrice ha tenuto nell'ottobre del 1928 dedicate al tema le donne e il romanzo. Lei scrive: una donna se vuole scrivere romanzi deve avere denaro e una stanza tutta per sé. Io ti chiedo: cosa deve avere oggi uno scrittore per scrivere romanzi? È chiaro che c'è qualcosa che di universale in quelle pagine, perché oggi ci siamo accorti, insomma, è quella che è una che era una prospettiva strettamente, diciamo, femminile, riguardante strettamente, diciamo, il femminile, oggi ha assunto una prospettiva, per così dire, intersezionale, no? Quindi siamo in grado di parlare con quegli stessi termini sia delle condizioni materiali che riguardano il femminile, ma anche di quanto quelle stesse condizioni possano affliggere altre condizioni. E io, diciamo, in questo periodo ho sicuramente sperimentato un po', a causa di questa congiuntura non proprio favorevole, appunto, di esigenze tra me e il mio ragazzo, a causa di questo sovrapporsi, no, di, per esempio, del mio bisogno di scrivere e di avere una certa tranquillità atmosferica e, dall'altra parte, invece le sue call di lavoro continue, mi è tornato alla mente un po' il bisogno che ho sperimentato durante l'adolescenza, soprattutto, no, di un posto dove leggere, dove poter studiare, che non era casa mia, perché io sono cresciuto in una casa molto piccola, un po' come quella in cui sto ora, però con altre tre persone. Quindi, diciamo, il mio spazio non c'era. Io questo spazio, che era per me vitale, lo cercavo e lo trovavo fuori. E quindi anche, diciamo, un po' in questa situazione in cui le scelte del governo non tengono assolutamente conto di questo tipo di esigenze, ho pensato a tutte quelle vite che possono essere di studenti o anche, appunto, di ricercatori, studiosi, per cui il fatto di poter usufruire, appunto, di condizioni di tranquillità e di silenzio è qualcosa di, cioè, sono beni di primissima necessità, non è qualcosa di superfluo e di accessorio. E i tuoi gatti ti hanno aiutato in questo oppure no? Perché sentiamo, se non sbaglio, Mirtilla e Purè si chiamano. Ci sono entrambi qui. Io ho questo... Presentaceli, dai, facceli vedere. Allora, qui ho Mirtilla, che adesso così si era appena calmata, probabilmente adesso sì. Risvegliato. Sono due Devon Rex, fratello e sorella, hanno ormai quasi 12 anni, ma non accennano a tranquillizzarsi, sono più esagitati di quando erano piccoli. Io sono totalmente in balia loro, e quindi questo anche mi crea dei problemi, perché io qualsiasi cosa debba fare, loro ormai hanno collegato, come ovviamente fanno spesso gli animali, il fatto che quando io sono in queste situazioni, per farli stare buoni, gli do da mangiare. Quindi c'è questo meccanismo di rinforzo, per cui loro adesso, ogni volta che mi metto qui, attaccano proprio
con tutta la banda. Ah, per quanto ci riguarda puoi dargli da mangiare, tanto quest'anno vale tutto. Okay. Allora, Leonardo, tu sei un filosofo e da sempre dai filosofi ci si aspetta le risposte più giuste per ogni cosa. Quest'anno più che mai abbiamo cercato delle analisi lucide rispetto a quello che ci stava accadendo e rispetto a quello che tuttora stiamo vivendo. Tu, personalmente, che risposta ti sei dato? Ma non lo so se la filosofia era così attrezzata a rispondere a quello che è successo, nel senso che una delle grandi caratteristiche dei filosofi è che parlano sempre di cose molto inverosimili, o quantomeno verosimili, ma non difficilmente le vedono applicate nel loro arco della breve vita che di solito un essere umano fa. Devo dire che è stato per me abbastanza sorprendente vedere una specie di anticipazione del fallimento di un modello generale che io continuo a chiamare antropocentrismo. Quello che è successo con il Covid-19 è una delle tantissime conseguenze dell'antropocentrismo, dallo spillover alle infrastrutture che trasportano il virus, al modello di vita che ci siamo dati, il motivo che Jonathan pagherà un sacco di soldi per un piccolo monolocale o bilocale a Porta Venezia con cui potrebbe prendere una cascina intera in Sicilia, probabilmente ha a che fare appunto con i modelli di vita e non tanto con la vita in quanto tale. Mi sono dato la risposta che abbiamo un po' troppo abusato della parola fine del mondo, fallimento di qualcosa. In realtà cadono i modelli, cadono delle immagini di realtà e dovremmo essere pronti ad attrezzarne, a costruirne delle altre. Nel breve tempo della prima risposta, Serena, non credo onestamente che le risposte vadano cercate dove le cerchiamo normalmente, cioè l'economia, la politica in questo momento non possono fare altro che mettere una toppa, ed è giusto così, anche se vogliamo, no? Non è che tu puoi dire, beh ragazzi abbiamo scherzato, il sistema è collassato, arrivederci e grazie a tutti, sarebbe un po' estremo, però sono sicuro che, come dire, quest'anno le risposte più interessanti siano arrivate da scrittori, filosofi, architetti, gente che sta cercando di ripensare lo spazio, di ripensare determinate cose. Io mi sono pensato un po' così nel mio piccolo e nell'inutile idiosincrasia della nostra lingua, perché l'italiano è una lingua, ahimè, veramente poco efficace da un punto di vista della discussione internazionale, a meno che uno shifti in inglese. Ho provato anch'io a partecipare a che cosa significa ricostruire in un momento in cui rischiamo di ripartire come se niente fosse accaduto, e sarebbe una stupidaggine enorme. Tra questi anche i designer, da qui arrivo a Simona Flacco, sicuramente oggi vengono visti ancora di più come dei filosofi, forse anche loro, nel senso che tu e Riccardo Crena siete stati definiti più volte i primi influencer del design italiani. Oggi forse appunto anche a questa figura viene chiesto ancora di più, nel senso che siete costretti a pensare in una scala più grande, quindi a pensare ai temi non solo ambientali ma anche culturali, sociali, e anche voi si chiede di rispondere in qualche modo a quello che sta accadendo, magari con delle soluzioni alternative. Tu come vedi il ruolo del designer oggi e nel futuro? Guarda, allora, per quanto riguarda il ruolo del designer ho un po' un punto di vista duplice, cioè da una parte quello che credo sia il ruolo del designer e dall'altra parte quello che ho vissuto anche, diciamo, per la mia esperienza personale nell'ultimo anno e quindi rispetto alle previsioni che possiamo fare per il futuro. Il designer è da sempre, a livello storico, un interprete del cambiamento e deve dare delle risposte molto concrete, quindi proprio per questo credo sia una figura fondamentale per i prossimi mesi e per i prossimi anni. D'altronde, se pensiamo semplicemente al dopoguerra, quanto è stata importante la figura del designer negli anni 50 e negli anni 60, quante risposte ha dovuto dare ai nuovi stili di vita, alle nuove abitudini delle persone. Ecco, in una fase di evoluzione come quella che stiamo vivendo, sicuramente la figura del designer sarà molto importante. Quello che credo sia diverso rispetto al passato è un po' l'impostazione, l'attitudine del designer, che deve essere aperto al dialogo, come dicevi tu, con figure anche molto diverse, con filosofi, con scrittori, antropologi, cioè figure che possono aiutarlo a dare delle risposte veloci, concrete ai nuovi stili di vita. Se penso invece a quello che è stato il mio ultimo anno nel mio lavoro, in quello che faccio, come accennavi tu, lavoro prettamente per il digitale, sviluppiamo delle strategie, ci affianchiamo alle aziende ma anche ai liberi professionisti, e quello che stiamo cercando di fare è far capire l'importanza di questo aspetto in un momento storico come quello che stiamo vivendo.
e devo dire che negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione nel mio settore, che è il design, incredibile rispetto agli anni precedenti. È come se finalmente si fosse raggiunta la consapevolezza per chi lavora in questo settore che prima di tutto bisogna preoccuparsi della qualità del proprio lavoro, ma poi ci sono degli strumenti che oggi ci possono aiutare e sono quelli digitali. Grazie Simona, tra l'altro tu sei collegata dall'Abruzzo, quindi un po' riferendomi a quello che diceva Leonardo, hai scelto di, non so se di trascorrere tutto il tuo periodo di lockdown, ma non credo, dal mare, no, sostanzialmente. Esatto. La tua stanza tutta per te è al mare in questo momento. Esatto, è un po' quello che sognavo e ho cercato di farlo in questo periodo, perché poi per me è molto importante riuscire a trovare l'ambiente giusto per lavorare, e come un po' tutti in città gli spazi sono limitati. In ufficio non è più, diciamo, la stessa situazione che avevamo prima, e quindi ho fatto questa scelta nell'ultimo periodo. Giorgio, tu hai fondato a Milano, oltre 12 anni fa ormai, Chili. Chili è un'azienda di entertainment europea, una piattaforma che offre contenuti sostanzialmente, che oggi conta 4 milioni e mezzo di clienti in 5 paesi. Quello che ti chiedo è, ovviamente le nostre stanze in questo periodo sono state davvero molto riempite da contenuti, da film, da documentari. Avevamo molto tempo e cercavamo anche di forse pensare ad altro, no? Affidandoci a piattaforme come la tua. Hai sentito una responsabilità maggiore in questi mesi rispetto a prima, e credi che l'industria creativa in qualche modo con il suo immaginario appunto cerca di, o comunque ha un effetto sul nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere stesso? Sicuramente sì, devo dire che agli inizi è stato, quindi sto parlando già di marzo, torno indietro veramente di un po' di tempo, quando c'è stato il primo lockdown, è stato più capire quali potevano essere le dinamiche e che cosa poteva succedere. Dopodiché la cosa principale che è successa, noi facciamo alla fine home entertainment, è vero che la piattaforma come la nostra, come Netflix, come le altre, sono evidentemente disponibili anche su tablet, smartphone e quant'altro, però poi alla fine il punto vero dove andiamo a vendere il contenuto, a fare intrattenimento, è la casa. È successa una cosa onestamente, diciamo, unica, e che mi auguro non succeda più, diciamo, in futuro, e che siano stati tutti obbligati a stare in casa, e in molte case alla fine il salotto è l'elemento centrale, c'è una televisione, quindi abbiamo vissuto qualcosa, c'è una relazione nuova con il nostro cliente che è diventato veramente la famiglia, cioè qualcosa di unico, dove all'inizio c'è stata una sorta, passatemi il termine, di bulimia, no? Dove tutti si sono concentrati sui titoli, quelli, diciamo, da botteghino, se volete, no? Quindi sono andati, se non li avevano ancora visti, a vedersi gli Avengers, il Checco Zalone, avanti questo passo. La cosa, diciamo, più facile da un certo punto di vista di marketing ed offerta. Dopo, in realtà, è venuto fuori un po' anche la nostra caratteristica, cioè quella di offrire profondità e di andare a dare al singolo individuo, alla singola famiglia, qualcosa di diverso. Per cui la possibilità non tanto di andare a servirsi in un concetto all you can eat. Allora, qui siamo in Italia, siamo tutti italiani, credo che a tutti quanti l'all you can eat non è che piaccia tantissimo, cioè il concetto di ti ingolfi di cibo pagando poco. Ecco, questo nell'intrattenimento peggio mi sento ancora, nel senso che, se volete, l'elemento più scarso che abbiamo è il tempo, ancora più dei soldi, no? Per cui il concetto che mi dicono e mi danno quello che voglio vedere, mi devo guardare X ore di televisione con contenuto che in qualche maniera mi viene forzato, non è esattamente, diciamo, la soluzione ottima. Allora, da questo punto di vista, offrire un servizio completamente alla carte, con molta profondità, certamente aiuta, e effettivamente, studiando i dati e cercando di andare, diciamo, in direzione di quello che i clienti ci chiedevano, abbiamo dovuto tirare fuori un po' più, diciamo, di arte e cultura, nel senso che siamo dovuti andare ad arricchire la nostra offerta di cinema che tipicamente non viene utilizzato. E questo è stato un segnale importante su cui andremo a lavorare ancora di più, per cui ci sarà un lavoro e di marketing, di posizionamento, ma anche di raccolta di contenuto, se vogliamo anche coproduzione. Insomma, un impegno nell'essere un po' più, diciamo, profondi e diversi rispetto a quello che eravamo abituati in precedenza. E questo, se volete, è un po' anche, bisogna sempre cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, no? Nelle cose, altrimenti è dura andare avanti. Quindi un po' la forzatura della famiglia, un po' essere forzati a stare tutti sullo stesso divano e anche a cambiare un pochino l'orizzonte di quello che si legge, si fa, si guarda,
tutto sommato, forse, provando a distillarlo, qualcosa di buono ci tireremo fuori. Beh, poi le produzioni sono state anche ferme per un po', ovviamente anche questo magari ha influito, vi ha spinto a fare una ricerca più a fondo di contenuti che già c'erano. Credi che prima eravamo abituati a una bulimia di contenuti e invece adesso stiamo cercando di anche riapprezzare quello che c'è già e che magari non conoscevamo così a fondo? Assolutamente, eravamo abituati a una bulimia e soprattutto a una forzatura, cioè il marketing alla fine che facciamo tutti quanti, da chi fa televisione a chi vende un libro, a qualsiasi cosa, la vita è un marketing della tua vita, nel senso che se fai una cosa che pensi sia buona la devi promuovere, altrimenti non può funzionare. E quindi spesso e volentieri, ripeto, la scelta la faceva qualcun altro per noi. Nel momento in cui si è fermata la produzione, quindi da marzo sostanzialmente a giugno, non c'è stata più possibilità di produrre né a Hollywood né in Italia, è successo che si sono svuotati i cassetti. E quindi da una parte si è dovuto andare a cercare in profondità negli archivi e quindi si è tirato fuori quello che era un po' l'haute couture dell'intrattenimento, no? Quindi magari delle cose non tanto moderne in termini di produzione appunto di grafica, di effetti scenici, perché cose magari un po' più vecchie, però indubbiamente un prodotto particolarmente qualificante. E dall'altra parte, adesso sono ripartite le produzioni, ecco che chi va a produrre ha avuto la possibilità di studiare i dati. Per cui, se torno un attimo indietro, negli ultimi 10 anni, Harry Potter siamo arrivati al numero, non lo so, Star Wars siamo arrivati al numero, cioè eravamo arrivati a un punto dove c'era il Fast and Furious 6, 7, 8, 9, Harry Potter 9, 10, 11, 12, cioè una cosa che funziona, viene riproposta all'infinito, perché più che un film diventa un intellectual property. Ecco, adesso che un po' questa catena si è fermata e si è studiato anche che cosa la gente è andata a guardare, probabilmente qualche sorpresa verrà fuori in un prossimo futuro. Ci vuole tempo, ma primo immagino che un modello alla carta su cui noi abbiamo puntato possa essere in qualche maniera apprezzato di più di quello che era in passato. E secondo, anche un po' gli archivi che verranno presentati saranno diversi. E questo è un po' un auspicio che mi faccio, anche perché è su quello su cui ho basato la strategia. Poi, Dio mio, sperare che la mia azienda abbia funzionato per colpa di una pandemia, spero di no. Beh, no, funzionava questo. Anche prima, dai. Funzionava anche prima, assolutamente. Jonathan, a proposito di marketing personale, tu sostanzialmente sei diventato famoso in questi mesi, non c'entra nulla con il fatto che siamo rimasti chiusi in casa e così via, ma sei arrivato fino al premio Strega e hai dovuto anche promuovere il tuo libro, promuovere te stesso sostanzialmente da casa. Com'è andata? Sì, no, beh, devo dire che queste due esperienze si sono legate in modo piuttosto stretto, perché io ho ricevuto l'annuncio, diciamo, dell'entrata nel mio libro di Febbre nella dozzina dei finalisti dello Strega proprio all'inizio del lockdown, quindi credo il 2 o 5 marzo, e in quello che avrebbe dovuto essere appunto un pomeriggio, forse una serata di annuncio dei finalisti, che invece si è trasformato in un video caricato sul sito dello Strega alle 12, mi ricordo, appunto, del 5 marzo, e quindi per me è stata, c'è stata questa sovrapposizione emotiva, cioè in quella circostanza, in quella situazione, in quella circostanza che è stata molto strana e perturbante per tutti noi, appunto con questo assetto che ci è piombato addosso, con tutto da riorganizzare, le code chilometriche ai supermercati, queste cose che non si trovavano, i beni prima necessità, eccetera. Io appunto ho ricevuto questo annuncio, che è una cosa, insomma, piuttosto eclatante, e quindi, insomma, poi da lì in poi devo dire che il lockdown per me è coinciso con una affiliazione a questo flusso che si è prodotto per lo Strega, appunto. Quindi fino a quando c'è stato appunto siamo rimasti in casa attraverso dei
movimenti virtuali, mediatici, quindi le varie presentazioni che abbiamo fatto online, attraverso internet, eccetera. Poi quando invece abbiamo cominciato a poter uscire, abbiamo fatto una versione ridotta di quello che è il classico ormai tour di presentazione dei finalisti dello Strega, quindi questo ormai da aprile-maggio fino appunto ai primi di luglio, quando c'è stata la finale. Quindi per me, ecco, c'è stata questa sovrapposizione: da una parte questa massima riduzione anche e confinamento del corpo e dello spazio, però invece anche questa grande tensione, questo movimento causato da questa notizia, insomma, è la mia partecipazione allo Strega. Leonardo, in Quattro Capanne della Semplicità, che è pubblicato per la collana Terra di Nottetempo, scrivi: la semplicità è la capacità non intellettualizzata di vivere la vita dall'interno e non dall'esterno. Possiamo dire, collegandoci anche a quello che diceva Jonathan, che in questi mesi abbiamo sperimentato comunque questi modi di vita alternativi? Oddio, sì, li abbiamo sperimentati, ma non li abbiamo scelti, il che rende tutto un po' più sofisticato e disastroso, nel senso che una cosa è meno filosofico, forse. Molto meno filosofico, nel senso che una cosa è andare verso la semplicità o scegliere di vivere in modo alternativo, una cosa è improvvisamente sentirsi chiusi in casa o essere costretti a imparare a vivere come di fatto non eravamo attrezzati a fare. Sicuramente chi produce contenuti digitali ha salvato la vita a moltissime persone che non, vuoi o non vuoi, non sono più assolutamente in grado di fare cose analogiche, no? Quindi sicuramente, come dire, l'industria dell'intrattenimento digitale non è mai stata etica come durante il lockdown. Ma a parte questo, sì, ovviamente in un certo senso poi la tua domanda resta valida, cioè siamo stati costretti a vedere determinate cose che prima non vedevamo. Tutto quell'allure però dell'inizio del lockdown, tipo oddio che bello, ho scoperto quanto è bello stare chiuso in casa e godermi i miei gatti, è scomparso, adesso la gente scapperebbe dalle finestre con le corde, il che, come dire, rende molto diverso il concetto di pausa o di novità, no? Dal concetto di assuefazione a una cosa che non hai scelto. Sicuramente, secondo me, però, è praticamente assurdo e quasi mi viene da piangere a farlo, ma se devo dire un merito di quel libro di cui tu parlavi, è che una parola come quella, isolamento, è molto più contemporanea di quella che avremmo pensato essere fino a un anno fa. Cioè, io questa intuizione l'ho sempre avuta, perché mi rendevo conto che a un certo punto era nell'ordine della statistica, non certo della probabilità immediata, ma di una probabilità vaga, sì, che potesse capitare qualcosa che ci riducesse nello stato di prigionia non voluta in cui ci siamo trovati. E secondo me, come dire, avere un'attrezzatura cognitiva che ti permette di saper gestire anche lo spazio mentale e non soltanto quello fisico, cambia moltissimo il concetto di reclusione e isolamento. Cioè, traduco, se noi siamo in grado anche di capire che dentro la nostra vita mentale c'è un universo di viaggi possibili, di esplorazioni possibili da fare, o che possiamo combinare in modo discreto, rendendoli infinite le cose che abbiamo dentro il nostro cervello per vagare con la mente molto più di quello che avremmo pensato, in qualche modo riusciamo a resistere un po' meglio a una situazione che, a un certo punto bisognerà farci i conti, avrà prodotto molti più disturbi mentali di quanti disturbi fisici ha prodotto. E davvero quello sarà il momento in cui un buon modo di rieducare a una forma di vita diversa a quella a cui eravamo abituati a fare, e che torneremo a fare sicuramente. Il punto è capire che nulla è eterno. Se non l'abbiamo capito sto giro, ci sono le premesse per la definizione. Simona, dal tuo punto di vista, distruggere per ricostruire e comunque avere carta bianca in questo momento è stimolante, però immagino. È stimolante, stiamo anche facendo tanta ricerca per cercare di capire cosa rimarrà poi delle soluzioni che abbiamo adottato in un momento di contingenza. Soprattutto per quanto riguarda gli spazi, più o meno mi sembra di aver sentito dalle parole di tutti che abbiamo
dovuto stravolgere la nostra quotidianità, i luoghi in cui viviamo, i luoghi in cui lavoriamo, sono cambiati per delle necessità oggettive. Ecco, rimarrà qualcosa di tutti questi cambiamenti? Io credo di sì. Ci siamo sicuramente abituati a degli spazi modificati, la casa non è più solo la casa, è diventata l'ufficio, è diventata un'aula scolastica, ha assunto funzioni che fino a pochi mesi fa non avremmo neanche potuto immaginare. Quello che credo però è che non sparirà l'ufficio o comunque lo spazio di lavoro per come eravamo abituati prima, credo che rimarrà un luogo soprattutto di incontro, un hub dove poter confrontarsi con i colleghi, con le persone che ogni giorno costituiscono una linfa per il proprio lavoro, per i pensieri, per le prospettive sul futuro. Quindi è cambiato l'ufficio, è cambiata la casa, c'è qualcuno che ha dovuto ritagliarsi un piccolo spazio all'interno della propria abitazione, che ha dovuto prendere degli arredi nuovi perché non aveva una sedia comoda, quindi anche la casa ha subito dei cambiamenti intensi, forti. Quello che però sinceramente mi sto chiedendo tanto rispetto all'utilizzo degli spazi è un po' al contrario, cioè lo spazio del non lavoro. Ci siamo abituati a rispondere alle mail ovunque, comunque, a qualsiasi ora, dal divano, dal supermercato. In futuro, quali saranno gli spazi del non lavoro? Quelli dove ci potremo permettere di non rispondere a un'email? Cioè, stare al mare per andare al mare e non perché è un posto dove posso anche lavorare? E questa è un po' la domanda che mi sto facendo in questi giorni. A proposito di questo, proprio Leonardo ha introdotto il portafoglio di Link, che è il magazine di cultura del lavoro di Manpower Group. L'ultimo numero è dedicato appunto al futuro del lavoro, lavoro infinito il titolo. E Leonardo nella sua introduzione scrive in questo portfolio appunto illustrato da Max Guter, in cui tutti i professionisti si trovano in luoghi un po' diversi da quelli a cui siamo abituati a vederli. Non andiamo al lavoro così come non andiamo online. Il lavoro e la rete si comprendono, ne facciamo parte, siamo per definizione immersi non solo in una infosfera ma anche in una lavorosfera. E poi aggiunge, esistono nuovi spazi per il lavoro ma non esistono spazi per il non lavoro. Leonardo, credi che ormai la direzione sia questa e appunto, come diceva anche Simona, non si possa più andare al parco semplicemente per andare al parco o tornare a casa, al mare, semplicemente per godere del mare? A Simona dice una cosa di estrema attualità, talmente attuale che ancora le imprese non l'hanno capita. Quello che bisogna fare immediatamente è progettare spazi in cui è possibile non lavorare, in cui è possibile scollegarsi e produrre architetture che avranno questa funzione. Cioè, noi pensiamo che sia la cosa più attuale del mondo, come dire, l'internet degli oggetti o il riempimento totale della dimensione della vita in dimensione del lavoro. In realtà siamo molto più vicini di quello che pensiamo a un burnout del digitale, che è stato incrementato da queste annetto di merda che abbiamo vissuto, perché poi uno deve anche chiamare le cose col loro nome, altrimenti rischia di fare dei favori ad altri. E sarà assolutamente urgente, come dire, produrre degli spazi in cui ci si potrà scollegare senza pensare che questa sia una scelta che ti taglia fuori dal resto, perché poi lì è il vero asse del discorso. Io sono abbastanza sicuro che uno dei pochi spazi di libertà che restano è la funzione aereo, quando devi prendere un volo a breve percorrenza, in cui all'improvviso ti rendi conto che un'ora e mezza è lunghissima e non sono quei 5 minuti che l'infinity scroll ti fa sembrare quando sei sul divano. Ma è una cosa talmente urgente che mi stupisco ci si stia ragionando così poco, cioè non l'on-life, come direbbe Luciano Floridi, che è già vecchia, ma l'off-life. Jonathan, tu che fai un lavoro creativo, hai uno spazio per il non lavoro, che appunto anche in questo caso non è solo uno spazio reale ma anche uno spazio metaforico, nel senso che immagino che pensi sempre a quello che scriverai la prossima volta, o magari la tua vita stessa è stimolo per tutto quello che poi scrivi. No, devo dire appunto che in questa iperriduzione dello spazio e in questa mancanza del movimento del corpo nello spazio, che è una delle cose, forse è la cosa che io patisco di più del lockdown, del confinamento, il mio, io sono appunto in una specie di monolocale, alla fine un piccolissimo loft. Il mio spazio che
che stacca, che mi allontana dall'assetto del lavoro è quello tendenzialmente quando vado a fare la doccia. Ecco, per me la doccia è tendenzialmente fare delle docce lunghissime, spero almeno, perché altrimenti no, perché ci rimane veramente poco tempo. Cerco di stare attento, ma di condensare anche i pensieri e la libertà di pensiero in quei momenti lì, perché poi anche, diciamo, anche se si potrebbe uscire per fare la spesa, cose che faccio a volte, ma mi pesa comunque moltissimo e patisco molto il senso di colpa o comunque questo senso di sorveglianza, e quindi poi finisce che davvero esco molto molto poco e quasi per niente, ed è una cosa che io dal punto di vista mentale e creativo anche patisco molto, l'assenza di movimento fisico anche. Giorgio, tu sei rimasto anche per un periodo, insomma, lungo in isolamento, quindi diciamo che hai vissuto anche personalmente questo nuovo modo di vivere, diciamo, di quest'anno. Quello che ti chiedo però è intanto come vedi l'ufficio del futuro? Parliamo di spazi di lavoro, di come cambieranno. Tu ovviamente hai dovuto improvvisamente cambiare la modalità di lavoro a cui eravate abituati. E in secondo luogo, se da un lato è vero che ne ha vinto, diciamo così, il lavoro focalizzato, cioè siamo stati tutti più concentrati, magari abbiamo prodotto di più, dall'altro ne ha perso la spontaneità dell'incontro, così come magari la creatività o la nascita di nuove idee. Ecco, qual è la tua opinione su entrambe le cose? Allora, intanto una presa di coscienza, devo dire, nel senso che io ero uno di quelli che pensava che la presenza fisica in ufficio potesse anche voler dire in qualche maniera controllo dell'operations, lasciami dire, no? Che tenere tutto sotto controllo e verificare che i collaboratori, i dipendenti e quant'altro in qualche maniera fossero lì e che avessero il ritmo che pensavi di dover avere. Poi succede che un giorno ti svegli e hai l'azienda bloccata a casa, e quel giorno pensi che effettivamente ci sia un calo di efficienza. In realtà confesso che ho potuto fare un'analisi e ricredermi completamente, mi sono reso conto di avere un'azienda di dipendenti assolutamente consapevoli, affiatati, che tutti erano coscienti della strategia, quindi visione medio-lungo, ma anche di quello che dovevamo fare nel brevissimo. Tanto che l'efficienza onestamente è migliorata, l'efficienza da tanti punti di vista, del lavoro, dei costi e quant'altro. Quindi la risposta è stata immediata. Noi abbiamo fatto un investimento importante per fare una sede di quelle dove è bello lavorare, che sembra più un'agenzia creativa che un ufficio, e onestamente l'abbiamo svuotata, per cui abbiamo immediatamente dato una risposta, perché i feedback che sono arrivati, ripeto, sono stati ottimi da un punto di vista dei risultati, ma soprattutto abbiamo avuto un paio di risposte importanti. La prima che ragazzi e ragazze che lavoravano, diciamo, lontano dalla nostra sede, noi come dicevi prima siamo a Milano, quindi avevamo dipendenti che venivano da Bergamo, da Brescia, da Pavia, da Cremona, insomma, e fare commuting avanti e indietro tutti i giorni effettivamente era uno sforzo e finanziario e di tempo, per cui privavano la loro famiglia, i loro figli, il loro marito, la loro moglie del tempo. Potete dare l'opportunità di stare a casa, per loro è stato un plus pazzesco, perché ha consentito loro di lavorare anche con più voglia, diciamo, perché avevano comunque il tempo di seguire anche altre cose. Il secondo aspetto, che non è irrilevante, è che dove c'è il lavoro, e in particolare, diciamo, nelle grandi città, e noi siamo di Milano, evidentemente da questo punto di vista siamo più fortunati di tanti altri, ci sono poche risorse, per cui io nel mio caso, ad esempio, gli sviluppatori è una risorsa estremamente preziosa e limitata, per cui si fa fatica a trovarli e costano anche tantissimo. Ecco che per miracolo, avendo tolto la paura del lavoro da distanza e avendo incrementato tantissimo la fiducia e quindi gli strumenti, abbiamo iniziato a prendere e ad assumere ragazzi dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Campania, perché tanto tolta la paura si può evidentemente approcciare diversamente. Si è aperto un mercato pazzesco di competenze, di skills, e anche molto più, diciamo, affordable.
Questo è un altro aspetto, sempre per il discorso del bicchiere mezzo pieno, nel senso che potrei probabilmente parlare di mezz'ora per il rischio e il bicchiere mezzo vuoto, la mancanza di, diciamo, di relazione, che cosa succede ai nuovi entrati, fanno magari più fatica. Però probabilmente si può, e da questo punto di vista avete detto delle cose secondo me corrette, per cui le sedi possono diventare magari il posto del non lavoro, cioè dove ci si trova per fare a questo punto, diciamo, un po' più di comunità, dove ci si trova per conoscersi, ma magari senza fare riunione. Allora noi da questo punto di vista stiamo un po' ragionando, abbiamo già fatto un regolamento che da adesso in poi è smart working forever, tanto che abbiamo iniziato a assumere a distanza, abbiamo fatto, diciamo, applicato immediatamente il bicchiere mezzo pieno. Su quello mezzo vuoto ci dobbiamo ancora evidentemente ragionare e capiremo tra un po', però sono sicuro che troveremo delle soluzioni corrette. Alla fine, tutto sommato, forse ci guadagneremo. Io vorrei concludere chiedendovi di aiutarmi a riempire questa stanza, ovviamente siamo in Triennale, quindi siamo in un museo, di oggetti, ovviamente immaginari. Mi piacerebbe sapere quali sono gli oggetti che più vi hanno fatto compagnia in questi mesi, che hanno un po' riempito le vostre stanze, e prendo spunto da un libro, Vita per gli artisti, vita degli architetti, in cui Ansu Bikoist-Obrist dice, chiede a Marina Abramovic di quali oggetti ha effettivamente bisogno, e la risposta è 9, e sono una vestaglia per l'estate, quella per l'inverno, un paio di scarpe, la ciotola per il cibo, un ombrello, la zanzariera, il testo sacro che devi leggere, una stuoia per dormire e un paio di occhiali se ti servono. Quali sono i vostri oggetti? E secondo me molto diversi da questi, però vediamo. Che cosa avete portato? Jonathan. Allora, uno sicuramente è la red light, che non vi faccio vedere, ma ve la faccio vedere riflessa. L'abbiamo vista nei tuoi occhiali, esatto. La ring light, non red light, ma che appunto è questa che si vede riflessa, che è un po' il mio, così, è questo croce e delizia, nel senso che mi aiuta a avere una luce un po' più decente di quella che avrei in questa casa, che data anche le condizioni atmosferiche è piuttosto buia, ed è quella appunto che ho usato già durante tutto il primo lockdown e poi ancora ora per qualsiasi cosa, intervista eccetera. Ma ne vorrei dire anche un altro a proposito della presenza dei miei gatti, che è la coperta, la loro coperta, la coperta dei miei gatti, che è uno che è l'unico strumento che a volte li placa, nel senso che coprendoli qualche volta si zittiscono, ma non è assicurato. Quindi, diciamo, ecco, questi due come miei compagni non sempre graditissimi di avventura o di sventura. Giorgio? Allora, io avrei voluto portarvi un filone di peperoncino che mi è stato regalato da un'amica quando ho costituito Cili, nel senso che per fare imprese in Italia e far competizione a Netflix, Amazon, ma soprattutto la pirateria, bisogna avere una dose di, diciamo, coraggio, dei buoni compagni di viaggio e anche, permettetemi detta male, un po' di culo. E quindi, siccome il peperoncino evidentemente porta fortuna... Ce l'ha anche Jonathan all'orecchio, non so se lo vedi tu. Non lo riesco a vedere. Mi ha regalato questo filone di peperoncino che è appeso a un portaombrello nel mio ufficio, me lo porto dietro al terzo trasloco, me lo porterò dietro per sempre. In realtà è marcio ormai, però fa evidentemente parte di questo percorso e voglio portarmelo avanti fino alla fine. Poi mi dicevi due oggetti, siccome tu hai accennato che sì, sono in isolamento, adesso dovrebbe essere finita con domani, ma sono in isolamento da 21 giorni, chiuso, diciamo, adesso ho mandato fuori la famiglia e mi sono spostato in sala, ma in realtà sono chiuso in una stanzetta 21 giorni, vi posso garantire che è faticosissimo. In questo momento una io stanza tutta per te decisamente. Esatto. L'unico che potevo farvi vedere in questo momento è questo, che è, diciamo, per non far pubblicità a nessuno, è paracetamolo, perché il dottore di fatto mi ha detto devi fare solo questo, prendi uno di questi al giorno e di fatto sono 17 giorni che convivo con questa cosa, adesso è tutto a posto, sono sereno, non ho più problemi nessun genere, però insomma era l'unico oggetto che in questo momento mi può portare fortuna è questo, e il resto ce l'ho fuori da questa stanza, diciamo. Ci sta, beh, super attuale, diciamo, quest'anno. Assolutamente. Simona? Sì. Allora, ad essere sincera, devo dire l'iPhone. L'iPhone è sicuramente il primo oggetto che mi è venuto in mente, perché per due motivi.
Uno, perché il mio lavoro passa per buona parte da questo strumento, e due, perché anche nei mesi passati mi ha permesso di rimanere tanto in contatto con gli amici, con la famiglia, con tutte le persone che avrei voluto vedere e non potevo farlo. Ma anche il tappetino da yoga, ed è per me una novità assoluta arrivata con il lockdown, perché non sono affatto sportiva, ma durante il primo lockdown mi ero un po' data degli obiettivi, cioè di fare delle cose che prima avevo sempre rimandato. Tra queste c'era seguire un corso di yoga. Quindi durante il primo lockdown ho preso il tappetino e ho seguito il primo corso di yoga per un mese. Leonardo, vorrei concludere con te anche un po' analizzando questi oggetti, nel senso che medicine, luci artificiali, smartphone, alla fine sono un po' diversi da quelli che uno si porterebbe in una capanna. Non lo so, dimmi se sbaglio. O comunque, perlomeno nelle storie che racconti tu nel libro. Diciamo che la contingenza ti fa vedere l'utilità di oggetti che normalmente non avresti mai cagato di striscio, probabilmente. Ma sono contento che sei partita dalla frase di quel libro di Obrist, in dialogo con la Abramovic, che sta cercando di semplificare la sua vita. Io non avevo mai utilizzato troppo negli ultimi anni supporti analogici, perché stando sempre in giro c'avevo il telefonino, l'orologio pure, che mi ricordavano cosa fare, cosa non fare. In questi mesi, sia a Torino, dove ho passato metà di questo lockdown, adesso a Milano un'altra metà, sono circondato di questi, ora non so se si vedono, sono tutti post-it che ogni giorno faccio, avrò fatti da quando è iniziato il lockdown credo più di 1000, perché stando sempre in casa mi dovevo ricordare le cose, come per esempio vederci oggi. E per farlo, non avendo più l'orologio, stando in pigiama magari, tenendo il telefono nell'altra stanza, vado ad attaccare post-it ovunque, in cui scrivo alle 5 questo, alle 3 questo, alle 2 quest'altro, compra quello, manda questi mail. E un pochettino, diciamo, mi sono anche reso conto di una cazzata incredibile, però di quanta immaterialità ho prodotto in questi anni, di cui probabilmente non rimarrà niente, perché ogni volta che cambio un iPhone non faccio il cloud, non faccio il backup e mi si perdono le cose, mi si perdono le foto. E l'altro giorno mia madre mi ha regalato questo piccolo libro che avevano fatto quando ero piccolo, quello il primo anno in cui sei nato. Una volta i genitori lo facevano, ci avete presente, no? Mettevano la foto, eccetera. E poi mi è venuto voglia di farla per mia figlia, che è nata all'inizio del lockdown, il 12 marzo del 2020, perché mi sono veramente, alla fine scopriremo che nel passato c'è molto più futuro di quello che i futuristi ci hanno venduto, credo, temo. Grazie mille, grazie a voi per esservi collegati qui con me e con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e continuate a seguire ovviamente Studio Triennale.